Eccoci qua. Ragazzi, ormai siamo agli sgoccioli, è una cosa che ci fa un po' impressione, perché qua Livorno, insomma, noi diciamo delle cose, Livorno ci risponde in un certo modo ed è veramente fantastico. Non so se avrò un'altra occasione oggi per dirlo, così affollata quantomeno, come adesso, mi fate un po' impressione, mi fate molta emozione, anche perché appunto volevo essere qui anche l'anno scorso e non è stato possibile, e quest'anno abbiamo ripreso una consuetudine. Io ogni tanto faccio dei festival in Toscana e poi cambio situazione, anche perché così ho l'occasione di richiamare Lucia Poli, che è la principale ospite dell'evento che c'è ora, perché è una persona meravigliosa, perché ha tante cose da raccontare e ogni volta un'ora è troppo poco perché le possa raccontare. Ma qui a Livorno, in Toscana, ma come fare a meno di questa grandissima esperienza che lei, assieme a Sara Chiappori, che la intervisterà, ma che ha un ruolo nel festival, Sara, perché appunto quando io dico ma abbiamo bisogno di persone che facciano delle cose, come l'ha fatta ieri Giffuni in teatro, Sara Chiappori che lavora sul teatro, sulla critica teatrale, sull'organizzazione teatrale a partire da Milano, tutti i suoi contatti li mette a nostra disposizione ci porta queste star. Dico, ma io vorrei che appunto, se fosse possibile, Lucia ci raccontasse. E Lucia ci ha accettato di raccontarci il comico e i suoi generi. E i generi sono anche il genere maschile e il genere femminile, che nella sua famiglia, per ragioni che tutti noi felicemente conosciamo, si sono anche mescolati. Io non voglio, proprio non desidero sottrarre altro tempo se non quello per dirvi a voi che siete qui, a tutti quelli che sono stati qui, ai Domenicani e al Goldoni e alla Bottega del Caffè, un grazie molto sentito quest'anno, più sentito ancora se fosse possibile degli altri anni, ma il tempo è quello che è, lo voglio lasciare tutto a loro, a Sara Chiappori e a Lucia Poli, ma non può cominciare prima che la nostra Marta faccia l'annuncio. Benvenuti a tutti alla terza edizione del Festival Il Senso del Ridicolo, organizzato da Fondazione Livorno Arte e Cultura in collaborazione con il Comune di Livorno e promosso da Fondazione Livorno. Evento numero 16. Lucia Poli con Sara Chiappori, il comico e i suoi poli. Si prega di spegnere il cellulare. Grazie. Allora, grazie Marta, Lucia Poli e Sara Chiappori. Le cocotine del Pireo aman la lira come Orfeo. Noi da Afrodite le donzelle siamo, la maratona tutto il dì facciamo. E mercanti l'oligarchia, ora ci abbiamo l'oligomeo. E Gogoleno dobbiamo andare di farci visitare. Grazie. Tutte le volte che torno a Livorno è sempre un tuffo al cuore, perché è una città alla quale sono molto affezionata, è una città di mare, quindi io la amo, in particolare perché qua si respira un'aria che è toscana, ma è anche del mondo, perché il mare unisce, non divide. Bene, buon pomeriggio a tutti, benvenuta Lucia Poli che aspettavamo con grande impazienza, ci siamo un po' preparate questo incontro che riserverà anche delle sorprese con Lucia che non solo ci racconterà delle cose ma soprattutto ci delizierà
leggendo ma anche interpretando dei pezzi che ha scelto. Io però prima di lasciare la scena a Lucia volevo cominciare a fare due chiacchiere con lei, perché insomma la sua storia è nota, ma forse alcuni aspetti, alcuni punti meriterebbero di essere ricordati. Allora, una volta quando abbiamo deciso di evitare forme nostalgiche, di evitare eccessi anche così insomma un po' sentimentali, però una domanda che insomma mi sembrava anche la più giusta per partire con questa chiacchierata era tornare un po' indietro. Allora, se io dico una famiglia con padre carabiniere, mamma maestra elementare, 5 figli nell'Italia del fascismo e della Seconda Guerra Mondiale, uno insomma si immagina una famiglia piccolo borghese, anche con una certa vocazione, no, normativa, per non dire repressiva. E invece succede che in questa famiglia con papà carabiniere e mamma maestra elementare nascono due talenti che io non ho nessun timore nel definire due talenti sovversivi, che sono appunto Lucia e suo fratello Paolo. Allora, la prima curiosità... Diciamo prima Paolo. Prima Paolo, prima di 11 Paolo anni. Soprattutto ha avuto, diciamo, un ruolo nell'Italia proprio di attore prorompente, perché nell'Italia degli anni 60 Paolo ha fatto, vabbè, non si voleva ora parlare a lungo di tutto, su Paolo potrei parlare ore, perché... Ecco, magari di Paolo parliamo fra un attimo, ecco, però la prima domanda era: come succede che in una famiglia del genere, che cos'è stato? Perché insomma non era così scontato. Ma era geniale, la mia mamma era una donna di campagna che doveva fare la sarta al massimo, perché non c'era nemmeno la scuola oltre le elementari nel suo paesello sulla montagna pistoiese, e invece è diventata maestra elementare andando a piedi giù fino a Vinci e poi a Pistoia a studiare, e insomma era veramente molto amante della cultura. E quindi la nostra casa era una casa povera, poi nel dopoguerra, quando è morto il babbo, questi 5 figli, una vedova, maestra elementare. Però i libri non mancavano, c'era un grande amore per i libri, per la cultura, e i nostri giochi da bambini erano sempre giochi che giravano attorno alle favole, ai libri e al teatro. Cioè ci raccontavamo fra di noi, facevamo i burattini e poi ci travestivamo con i vestiti vecchi della zia e giocavamo al teatro. Questo è stato un po' il gioco di tutta la famiglia, infatti, perché non usavano allora i giochi che si comprano già fatti, e ce li facevamo da noi così. I libri soprattutto. C'era un settore della libreria che erano i libri della Scala d'Oro, non so se qualcuno di voi li ha mai avuti, se li ricorda, e c'erano i libri della Scala d'Oro per bambini, riduzioni di classici per i bambini. E io ho letto tantissimi classici ridotti in breve, edulcorati, epurati, fra cui per esempio il Boccaccio, l'Ariosto, il Tasso, Gerusalemme liberata, mi ricordo, ma anche e soprattutto amavo moltissimo le novelle del Boccaccio, che naturalmente erano pochissime perché sono per lo più licenziose, per cui erano quelle che si potevano permettere ai bambini, Chichibio e la gru, oppure Calandrino e l'elitropia, però ci piacevano moltissimo. E quando la mamma la domenica ci portava a fare la passeggiata, perché il gioco domenicale era una passeggiata un po' fuori Firenze, lungo il Terzolle, lungo l'Affrico, lungo il Mugnone, che sono dei fiumiciattoli che sboccano in Arno, noi, io e mio fratello Mario, che è quello più vicino a me d'età, Paolo era già grande, cioè aveva 11 anni più di me, quindi lui era adolescente, noi bambini, si giocava all'elitropia. In pratica si raccoglievano le pietre nere e ci si tiravano addosso, ecco, perché quello era... E la novella di Calandrino che viene beffato. E volevi domandarmi altre cose, perché sennò io vado avanti. Vai, poi ti fermo io quando hai caso. Vado avanti. Ti fermo io quando hai caso. No, mi interessava, poi
ritorniamo a Boccaccio, però per dirvi una cosa che mi ha molto divertito anche, che in questa casa dove non c'era niente ma c'erano moltissimi libri, e libri appunto come strumento di crescita ma soprattutto anche come gioco, e questo tema del gioco vediamo tornerà anche più avanti, però mi piaceva ricordare, perché è una cosa che Lucia ha raccontato in un'altra occasione, in questa libreria c'era anche il settore della zia Birichina, però proibiti, libri, proibiti. Libri proibiti della zia Birichina, che insomma che leggeva, sai, quei libri, un'avventura Budapest, quelle cose orientali, oppure tutte storie d'amore, oppure Pitti Grilli, che era un autore degli anni 30, che una volta andai a guardare, ma non capivo nulla. Dice, lui si avventò sulla fanciulla, e puntini, puntini, puntini. Non capivo, l'avrà mangiata, pensavo dopo, perché... Non diceva, perché non usava spiegare tutto. Era la birichinaggine, era nel cervello, no? Nella spiegazione. Ecco, quindi c'erano libri di tutti i tipi, e i libri sono un aspetto importante della carriera di Lucia Poli, che in realtà all'inizio pensava di fare tutto fuorché l'attrice, nel senso che ha molto studiato, si è laureata con Giulio Preti a Firenze con una tesi su Merleau-Ponty. Vabbè, quindi l'attore lo faceva già mio fratello Paolo, ebbene. Quindi io non volevo seguire le orme, no, del fratello maggiore, farmi portare per mano. Quindi facevo un'altra cosa, mi piaceva molto la letteratura, come sempre ha continuato a piacermi anche durante gli anni di teatrante, e quindi insegnavo lettere in realtà, perché anche se l'ero laureata in lettere e filosofia alla facoltà. Per cui insegnavo lettere e ho insegnato degli anni con molto piacere al liceo artistico di Firenze, e ogni tanto vengono a trovarmi in teatro dei miei vecchi ex scolari che non riconosco più, perché sono passati 70 anni, non so quanto, no, quasi, insomma, sono passati talmente tanti anni che li vedo invecchiatissimi, li sgrido, ma come, eravate così belli, siete diventati brutti, andate via, e loro si offendono moltissimo e ridono, perché io non mi vedo, ma loro li vedo. Però poi succede che il teatro, però magari questo ci torniamo dopo, il teatro diventa a un certo punto una tentazione irresistibile anche per Lucia, che invece probabilmente aveva tutt'altri programmi nella vita, e comincia a fare teatro negli anni 70 a Roma, che è la grande stagione delle avanguardie, delle cantine, anche della contestazione, della sperimentazione più spinta. E su questo però magari torniamo dopo. E quindi a un certo punto la studiosissima Lucia Poli decide di buttarsi nel rutilante mondo dello spettacolo, ma questo poi semmai ci torniamo dopo. Ecco, adesso prima lei parlava di Boccaccio come di un autore che è stato molto importante, no, per te. Sì, è perché l'ho sempre amato fino a, come vi dicevo, da bambina, ma dopo, negli anni del teatro, un autore che io amo molto, che è Ugo Chiti, che spesso scrive delle cose per me, ora ultimamente ha fatto la riduzione di Sorelle Materassi e lo portiamo in giro ancora, l'anno scorso Milena Vukotic, terzo anno di tournée Marino Prati, con la regia di Geppi Gleieses, e la portiamo in giro ancora per il terzo anno, quindi è veramente uno spettacolo riuscito che ci piace molto fare. E l'adattamento teatrale che ha fatto Ugo Chiti è veramente geniale. E quindi lui ha scritto molte cose per me. Fra l'altro, anni fa, scrisse anche una riduzione di una novella del Boccaccio, proprio dove c'è Calandrino, non quella dell'Elitropia, che è un po' più per bambini, ma quella dove gli fanno credere gli amici che lo prendono in giro, e appunto mi sembrava giusto parlare di Calandrino, perché se uno dice il senso del ridicolo, il ridicolo per antonomasia è Calandrino, cioè lo sciocco, quello che non sa di far ridere, che crede di essere molto serio, tutti gli altri ridono fuorché lui, e gli fanno credere di essere incinto.
pregno, sì, perché gli fanno credere di essere malato, chiamano, si mettono d'accordo con un medico e arriva il medico e dice mi dispiace Calandrino, è una cosa molto rara, ma a volte accade anche agli uomini, sei pregno. Pregno? Ma come è possibile? Allora se la rifà con la moglie. Tessa, è tutta colpa tua che vuoi sempre stare di sopra. Allora lei si vergogna e allora dice, ma donde uscirà questo figlio mio che io sento le donne quando sono sul punto di partorire lanciare grandi lai, grida altissime e loro hanno ben donde il cotale dove può uscire, ma da me dove può uscire questo figlio? Quindi gli amici ridono e poi alla fine il maestro dice, il medico dice no, si può far sgravare, basta bere per 3 mattine una e senza distillata, ma bisogna spendere, bisogna comprare 3 capponi, insomma, e loro banchettano per 3 giorni mentre Calandrino per 3 giorni beve della chiarea, cioè acqua con zucchero, e dopo il 3° giorno si alza e sta benissimo. E vabbè, però volevo recitarvene un'altra che so a memoria di novelle del Boccaccio. Allontano un po' questo, così mi prendo lo spazio, perché questa l'ho recitata ma con un attore, Marco Natalucci, un bravissimo attore, e facevamo Calandrina e Mona Tessa, quindi non c'è lui, non la posso. Invece ve ne racconto un'altra che forse qualcuno di voi ha sentito, e questa la so a memoria, è molto bellina, ed è la novella 10ª della 6ª giornata. Graziose donne, perché dovete sapere che il Boccaccio ha dedicato alle donne, vabbè, lo spiego dopo te, il suo Decamero è dedicato alle donne. Graziose donne, voi non udiste mai dire come il diavolo si rimetta in inferno, e perciò io il vivo dire. Adunque, nella città di Capsa, in Barberia, fu già un ricchissimo uomo, il quale, tra alcuni suoi figlioli, aveva una figlioletta bella e gentilesca, il cui nome fu Alibek, la quale, non essendo cristiana, e udendo a molti cristiani tanto commendare la cristiana fede e il servire Dio, ne domandò alcuno in che maniera si potesse meglio a Dio servire, il quale le rispose che meglio a Dio servivano coloro che più dalle cose del mondo fuggivano, come nelle solitudini dei deserti della Tebaida. La giovine, che semplicissima era, ed età forse di 14 anni, non da ordinato desidero, ma da un fanciullesco appetito mossa, la seguente mattina ad andare verso il deserto di Tebaida, nascostamente tutta sola si mise. E dopo alcun dì, con gran fatica di lei, a quelle solitudini pervenne e vide di lontano una casetta. A quella n'andò, era la cella d'un romito giovine, assai persona divota e buona, il cui nome era Rustico, il quale, per voler fare della sua fermezza una gran prova, seco la ritenne nella sua cella. E venuta la notte, un lettuccio di frondi di palma le fece da una parte e sovra quello disse si riposasse. Ciò fatto, non prese il guare di indugio le tentazioni a dar battaglia alle forze di costui che, lasciate stare da parte i pensieri santi e le orazioni e le discipline, a recarsi per la memoria la bellezza e la giovinezza di costei incominciò. E tentato primieramente con certe domande, seppe lei non aver mai uomo conosciuto ed esser così semplice come parea, per cui s'avvisò come, sotto spezie di servire Dio, lei potesse recare a piacer suoi. Con molte parole le spiegò come il diavolo fosse nemico di Domeneddio ed appresso le diede ad intendere che quel servigio che più si poteva far grato a Dio era di rimettere il diavolo in inferno nel quale Domeneddio l'aveva dannato. La giovine domandò come ciò si facesse. Tu il vedrai tosto, e perciò farai quello che a me far vedrai. E cominciò a spogliare,
quei pochi vestimenti che aveva, così rimase tutto ignudo. E così ancora fece la fanciulla. Indi si pose ginocchione in guisa che adorar volesse e di rimpetto a sé fece star lei. E così stando, essendo rustico più che mai, nel suo desidero acceso per vederla così bella, venne la resurrezione della carne, la quale, riguardando Alibec e meravigliandosi, disse: rustico, o quella cosa che è che io ti veggio, che sì si pinge in fuori e non lo io. Oh, figliola mia, questo è il diavolo di che t'ho parlato, vedi tu ora, egli mi dà grandissima molestia, tanto che io appena la posso sofferire. Oh, io veggio che sto molto meglio di te, che io non l'ho, cotesto diavolo, io. Tu di il vero, ma tu hai un'altra cosa che io non ho, ed haila in scambio di questo. Ok, tu hai un inferno, e io credoti che il Dio t'abbia qui mandato per la salvezza dell'anima mia, imperciò che, seppur mi darai ascolto, ove tu vogli di me aver pietà e sofferire che io in inferno rimetta questo diavolo, tu mi darai grandissima consolazione e a Dio farai grandissimo servigio. La giovine di buona fede rispose: padre mio, poscia che ho in inferno, sia pure quando vi piacerà. Figliola mia, benedetta sii tu! E menata la giovine sopra un de lor letticelli, le insegnò come starsi dovesse per incarcerare quel maladetto da Dio. La giovine, che mai più aveva in inferno messo diavolo alcuno, per la prima volta sentì un poco di noia, per cui disse al rustico: padre mio, ma la cosa veramente deve essere questo diavolo, che anche all'inferno duole quando v'è dentro rimesso. Figliuola mia, egli non avverrà sempre così. E per fare che non avvenisse, da 6 volte, anzi che di sulle ticelle si muovessero, ve'l rimisero, tanto che per quella volta gli trassero sì la superbia dal capo che gli si stette volentieri in pace. Ma ritornatagli poi nel seguente tempo più volte, e la giovine, obbediente sempre, avvenne che il gioco le cominciò a piacere. Padre mio, ben veggio che dicono il vero quei valenti uomini in capsa, che il servire Dio era sì dolce cosa. Per certo, io non mi ricordo che mai altro ne facessi di tanto diletto e piacere quanto rimettere il diavolo in inferno per la qualcosa. Spesse volte andava dal rustico e gli diceva: padre mio, io sono qui venuta per servire Dio e non per stare oziosa. Su, andiamo a rimettere il diavolo in inferno. Rustico cominciò a dire alla giovine che il diavolo non era da castigare se non quando egli per superbia levasse il capo. Rustico, se il diavolo tu hai castigato e più non ti dà noia, a me l'inferno non lascia stare, per cui tu farà bene che, come io ho aiutato a trarre la superbia dal tuo diavolo, tu aiuti a tutare la rabbia al mio inferno. Rustico, che di radici d'erba e d'acqua vivea, poteva male rispondere alle poste, e dissele che troppi diavoli vorrebbero essere a potere in inferno a tutare, ma che egli ne farebbe ciò che potesse, e così alcuna volta la soddisfacea, ma si era di rado com'era gittare una fava in bocca al leone. Ora, mentre che tra il diavolo di Rustico e il inferno di Alibec eravi questa questione, avvenne che un fuoco s'apprese in casa, il quale arse nella propria casa il padre d'Alibec con quanti figliuoli d'altra famiglia aveva, per la qual cosa Alibec d'ogni suo bene divenne erede. Laonde un giovine chiamato Nerbale, avendo in cortesia tutte le sue facoltà spese e sentendo costei esser viva, messosi a cercarla e ritrovatala con gran piacere di Rustico e contro il volere di lei, la rimenò in capsa e per moglie la prese, ma non essendo ancora né erba le giaciuto con lei e domandandole le donne di che avesse nel diserto il Dio servito,
ella disse che il serviva di rimettere il diavolo in inferno e che Nerbale aveva fatto gran peccato d'averla tolta da così fatto servigio. O come si rimette il diavolo in inferno? Domandarono le donne. La giovine tra con parole e con atti il mostrò loro, di che esse fecero sì gran risa che ancora ne ridono, e da cui nacque il motto che è passato ancora di qua dal mare. Perciò voi, giovani donne, apparate a rimettere il diavolo in inferno, perciò che egli è forte grado a Dio. Grazie. 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 Grazie, grazie. Sintetici anche voi, sintetici nell'applauso. Boccaccio, ecco, Boccaccio dedica il Decamerone alle donne nel proemio e ci torna anche nella conclusione, dedicandolo proprio alle donne, dicendo che appunto lo dedicava alle donne perché le donne, molto meno degli uomini, hanno la possibilità di divertirsi e che quindi sperava che con queste sue novelle le donne potessero avere qualche forma di svago. Però, dice Boccaccio, se ridessero troppo, il lamento di Geremia, la passione di Cristo, il pianto della Maddalena potrà facilmente guarire. Ecco. Per cui divertirsi, ma insomma, ecco, questa dedica del Boccaccio alle donne ci aiuta a parlare di un'altra cosa che è forse il tema principale di questa chiacchierata con Lucia, cioè il genere del comico, maschile, femminile. Allora, nella carriera di Lucia, Lucia ha seguito molto la rotta del femminile, in tanti modi, affrontando tante autrici, scegliendole da Karen Blixen, Patricia Highsmith, le sorelle Bronte, LK anche, insomma, variando molto, correndo tra i secoli, tra gli stili, poetiche molto diverse. Il suo primo spettacolo, 1976, si intitolava Liquidi, dove i liquidi erano gli umori del corpo femminile, e riuscì a scandalizzare anche le femministe più estreme e più combattive. Quindi il femminile ricorre spesso, però appunto, e questo forse può essere interessante anche per parlare anche di Paolo, colgo l'occasione, scusate, permettetemi una piccola parentesi, fino al 4 novembre al Teatro Valle a Roma è in corso una bellissima mostra dedicata a Paolo Poli, curata dal figlio di Lucia, Andrea, e dal critico teatrale Rodolfo Di Gianmarco, per cui se avete tempo andate a Roma a vederla perché merita. Una cosa interessante è questo gioco tra maschile e femminile, nel senso che Paolo e Lucia insieme, allora scusate, faccio un'ulteriore premessa, si assomigliano molto fisicamente ma sono anche molto diversi, c'è questo legame molto forte tra di loro, insieme faranno 4 spettacoli che se non sbaglio sono Apocalisse, Paradossi, Femminilità, Paradosso e Cane Gatto e Apocalisse. La prima Apocalisse, poi Femminilità, Paradosso e Cane Gatto. Poi se Lucia avrà voglia di raccontarci qualcosa, ma quello che mi interessava era capire questo gioco tra maschile e femminile, perché Paolo, come sappiamo tutti, amava vestirsi da donna, giocava molto con questa cosa e ne ha fatto il suo stile con grandissima eleganza, grandissimo garbo. Quando erano piccoli si divertiva a vestire Lucia da maschio, arrivò anche a tagliarle i capelli, ma questo se vuole magari ce lo racconta lei. Continuo scambio tra maschile e femminile, Paolo diceva di se stesso io sono magliarda, Lucia è molto più virile di me. E quindi c'era, ecco, volevo chiedere... Sai, Paolo parlava tantissimo, Paolo era un affabulatore meraviglioso, Paolo... Ci sono, all'entrata di questa mostra al Teatro Valle di Roma, 568 aggettivi che Rodolfo Di Gianmarco ha raccolto
da tutti i critici che mai hanno parlato di Paolo, 568 che vanno dalla A alla Z, da ammaliante, passando per funambolico, fino a zitellesco, per dire dalla A. E quindi sono tanti, tanti, era anche nell'umorismo. Aveva un umorismo molto, molto ricco, molto pieno di sfumature, no? Qual è la comicità? La comicità può essere in tanti modi. Ecco, Paolo aveva un tipo di comicità che toccava sia le punte più goliardiche quasi, più di sberleffo, di lazzo, anche molto popolare, fino alle raffinatezze più colte, più profonde, passando attraverso il grottesco, passando attraverso l'ironia, la satira, comunque sempre con leggiadria, con una grazia speciale. Ecco, questo vorrei dire. Paolo era dotato di una grazia speciale che aveva solo lui. Basta, non si può dire altro di lui. Allora. Però questo continuo gioco tra maschile e femminile mi porta a farti una domanda. Secondo te c'è un genere nel comico? Cioè c'è una comicità che ha, come dire, è più legata al femminile? Beh, in genere le donne, siccome storicamente sono state più escluse dalla società, al sociale, tendono ad avere più un'introspezione, un ripiegamento su se stesse. Quindi storicamente, diciamo, naturalmente alle donne viene più un tipo di umorismo che parte dall'interno, da loro stesse, quindi più sornione, più ironico, più garbato, mentre parlano meno della società, mentre l'uomo è sempre stato abituato a vivere più nel sociale e a essere quindi più protagonista, quindi più fuori, e la donna più dentro. Quindi questo storicamente, poi ci sono mille eccezioni. Cioè non c'è una regola, ogni personalità fa parte per se stessa, fa legge da sé. Quindi in teatro ognuno è una personalità, è qualcosa di diverso e funziona in quanto tale, con quel corpo lì, con quella voce lì, con quel modo di essere, di pensare. Quindi è difficile parlare delle donne come categoria agli uomini. Io ho sempre sentito più vicinanza con un tipo di umorismo appunto più ironico, sottile, sornione, che non con l'umorismo più funambolico e satirico, oppure plateale, oppure fatto di gag, che magari come poteva essere quello della grande tradizione italiana, no? Da Arlecchino fino a Roberto Benigni, per dire, per parlare di un toscano e di altri, insomma, di tanti fino ai tempi nostri. Ecco, io ho sempre avuto più consonanza con un tipo di umorismo un pochino, forse anche meno da ridere, meno umoristico, però ecco, un pochino più delicato. E ho sempre amato molto, ho continuato ad amare la letteratura e l'ho trasportata in teatro. Ecco, infatti questa cosa del rapporto tra letteratura e teatro è una cosa che torna nella tua carriera, che in fondo torna anche nella carriera di Paolo, perché Paolo, anche lui, ha usato la letteratura molto, moltissimo sì, in teatro. E in questa tua ricerca di, appunto, letteraria applicata al teatro, hai incontrato tante autrici anche molto diverse, tra cui per esempio un'autrice che so che ami molto è Dorothy Parker, che soltanto per dire quanto sapeva essere meravigliosamente ironica, Dorothy Parker volle sulla sua tomba come epitaffio "scusate per la polvere", che mi sembra dica moltissimo dell'ironia e dell'intelligenza di questa scrittrice meravigliosa. Raffinatissima, meravigliosa, vissuta insomma, soprattutto fra gli anni 20 e gli anni 40, poi è morta nel 67, ma ha prodotto soprattutto in quegli anni in America.
queste intellettuali raffinatissime che però hanno il dono, che a me piace molto, di ridere fra le lacrime e che ne so, di ballare pestandosi i piedi, cioè le contraddizioni che sottolineano anche le contraddizioni che ci abbiamo noi dentro, no? Non una persona a tutto tondo che pensa in un binario unico, ma che ha delle oscillazioni, che si prende in giro. Mi piace molto l'autoironia. Lei, per esempio, un'altra sua battuta era: un martini mi rende allegra, due pazza, tre sono sotto il tavolo, quattro sotto il cameriere. non è poi quelle battute che si fanno scompisciare dalle risa, però è raffinatissima, si prende in giro, perché poi aveva il vizio di bere, sì, questo sì. Certo, perché poi in fondo appunto il comico è questione complessa, non è. Ecco, e a proposito di Dorothy Parker, so che ci hai preparato... Voglio recitarvi un monologo, perché io ho fatto uno spettacolo dedicato a Dorothy Parker tanti anni fa e fui un po' la prima a farla conoscere teatralmente in Italia, perché all'epoca, io parlo degli anni 80, c'era solo tradotto un libro da Bompiani... Il mio mondo è qui, si chiamava, con la traduzione, leggo, di Eugenio Montale. Allora l'ho presi, ma non era famosa lei, era la traduzione che incuriosiva. Poi invece vidi che aveva tutti i racconti, perché lei era genio del racconto, infatti vinse anche un premio con Big Blonde, mi ricordo, Pulitzer o qualche altro premio, con un racconto. Era il genio del racconto, non tanto del romanzo. E quindi... tutti i racconti, alcuni scritti proprio in forma diretta di monologo. Allora io ne feci uno spettacolo con tutte quelle musiche degli anni 30, jazz, che creano un mondo, il mio mondo è qui, ecco, una New York, bella e disperata, perché era la generazione perduta, quella che Gertrude Stein definì la generazione perduta, quella lì. Cioè, che amavano ciò che disprezzavano, cioè amavano il lusso, ma poi erano impegnati, lo disprezzavano. Lei era una impegnatissima, ha fatto delle dimostrazioni per Sacco e Vanzetti, ha fatto le sfilate per i diritti di tutti, soprattutto delle persone di colore, e ha lasciato la propria eredità al fondo Martin Luther King. Quindi era una veramente molto coerente, impegnata, femminista, tutto. Però poi amava l'alcol. E questa contraddizione ce la rende umana, tenera, no? Debole, come, umana come tutti noi. Allora ve ne faccio un pezzettino, cioè un monologhino di questi che mi sono ripassata, e spero di ricordare, da tanti anni. Comincio qua, così mi vedi anche tu, perché sennò vado là e poi ti volto le spalle, ti sporgevi, ah brava. Che cos'è che dovevo ricordarmi stamattina appena sveglia? So che era qualcosa di tremendo. No, non del tutto orribile, intendiamoci. Era qualcosa di orribile, ma con sopra le ciliegine. Ah, è il mio compleanno! Oddio! L'anniversario della mia nascita ritorna inesorabilmente tutti gli anni senza che io c'entri per nulla. Ho bisogno di un altro compleanno come di una botta in testa. Come si dice in questi casi, tanti auguri a te, tanti auguri. Cretina, oddio! Che senso hanno queste goccioline salate lungo le guance in un giorno di festa? Avanti! Le fontane versano vino, la gente balla per strada, odo squilli di tromba. Chissà perché le trombe alludono sempre all'apocalisse. Bambola, hai detto addio ai 40 anni per la decima ed ultima volta. No, è una cosa terribile, eh? È terribile, ma d'altra parte bisogna accettare la realtà, tanto...
cavarsi gli anni sarebbe fatica sprecata, al massimo, me ne potrei togliere due o tre. E sarebbe come sottrarre due o tre granelli di sabbia al deserto. Forse, se mi fossi trasferita in una città esotica, potessi raccontare di aver trascorso una terribile, tragica vita dissipata principalmente ai tropici, forse in quel caso sarei in grado di sottrarre qualcosa di più consistente. No, anche così sarebbe impossibile, perché se anche la città fosse stata Timbuktu o Zanzibar, l'avrei incontrato una vecchia compagna di scuola. Sono sparse dappertutto, in ogni angolo della terra, le vecchie compagne di scuola. Non sarà rimasta un'anima al paesello. Se chiudo gli occhi e metto un dito a caso sul mappamondo, in qualunque punto tocco, terra o mare, là c'è una che è stata a scuola con me. Ma è incredibile che 24 mocciose si siano espanse, sparpagliate così tanto. Anche a casa non ci si libera, eh? Una si mette in tiro, tutta elegante, carina. Si trucca, chic, esce sulla soglia in una luce diffusa di quelle che donano. Si sente pronta a firmare a nuvoli di fans autografi del tipo «Con simpatia Greta Garbo». E dall'angolo ti sbuca quella dell'ultimo banco a sinistra. È inconfondibile. Per la camminata, tipica di un condannato a morte portato all'esecuzione. Altri segni caratteristici, capelli pepesale, bocca a ferro di cavallo e abbigliamento a dispetto della radiosa stagione adatto per le grandi piogge. Dio mio, forse anch'io sembro così a loro. No, naturalmente io no, loro sono così perché lo sono sempre state, l'età non c'entra un cavolo di nulla, e poi cosa contano gli anni quando penso che devo pagare il mutuo? L'importante nella vita aver cervello è la cultura, e purtroppo con tutta la sensibilità che trasuda da me come il miele dalle frittelle dolci, mi hanno fatto notare che dal punto di vista culturale ho un tallone d'Achille che va dal piede alla nuca. Comunque sta per scoccare l'ora migliore della mia vita, la maturità. Bella, saggia maturità. Chi l'ha detto che gli anni portano saggezza? Di solito portano i reumatismi. No, basta, l'ora migliore della mia vita, la mezza età. Bella, mezza, ecco, è quella parola mezza che non riesco a mandar giù. Tutto quello che tocca sa di muffa, mezz'aria, mezza tacca, mezza calza, mezza età. Se almeno si potessero saltare queste decade tristi, approdare subito ai numeri importanti, 70, 80, fa chic, 90 è il massimo. Bisognerebbe essere uno dei due, o giovani o vecchi. Anzi, perché prendersi in giro? O giovani o morti. In fondo si ha paura della morte perché si pensa che dopo ci sia un'altra vita. Ma dov'è? Chi la trova? Non si sa nulla. Perché? Basta, devo prenderla con filosofia. Poi cosa c'ho da prendere, no? Cosa c'ho da prendere io? No, non credo nemmeno di dimostrare 24 ore più di ieri. Quindi la fortuna mia è che io dal di dentro non mi sono mai sentita così carina. Io mi sento sempre come ero 10 anni fa, 15 anni fa. Nessuno di voi è così gentile da dire 20 anni fa. E lo so. Ognuno ha i suoi problemi. E io sono l'unica appassionatamente interessata alla mia età. Gli altri se ne fregano. Non ci pensano proprio, e così farò bene a non pensarci neppure io, a pensare soltanto alle cose positive che mi aspettano. Quali? No, ora mi vengono in mente, del lavoro, amici, risate, certe risate, anche qualche avventura eccitante, perché no? Di qui in avanti un sano erotismo
Oddio, è come dire una bella dentiera. Basta, non potrò più prendermi in giro perché l'ho già fatto in tutti i modi. Non potrò più commettere errori perché li ho già commessi tutti. E dunque avrò solo tranquillità e benessere che mi arriveranno così, come dei regali per questo meraviglioso compleanno. Avanti, mezz'età, vieni, bella mia, mezz'età, mezzo secolo. Mezzo secolo. Oh, aiuto, mamma, voglio morire. Le pillole, dove ho messo le pillole? Cioè, dove ho messo lì qualcuno una pistola? Non lo so, un i rasoi fanno male. I fiumi sono umidi, l'acido lascia tracce, e le pistole sono illegali, i cappi cedono, il gas ha una puzza orrenda, tanto vale vivere. È tardi, ma la leggo? Tardino. Farò meno di bene. Grazie, grazie. Sintetici perché è già tardi. Allora di lei vi dico un'altra cosa brevissima ma molto più ridicola, perché in fondo questo non era un personaggio tanto ridicolo perché è cosciente di sé. È un personaggio autoironico. Invece ora c'è un personaggio più ridicolo. Sa la newyorkese? Sola? Sì. Un tempo era sposata, ma... La catena del matrimonio è così pesante che a volte bisogna essere in tre per portarla. Quando abbiamo cominciato a essere in troppi, abbiamo capito che le cose non andavano. Allora ci siamo detti, o facciamo una vacanza alle Bermuda o divorziamo. Ma una vacanza alle Bermuda dura 15 giorni, mentre il divorzio dura tutta la vita. Lo champagne l'altra sera dagli Emory era disgustoso. Ma che si poteva farci? Non si può rimanere fino alle 5 del mattino senza bere qualcosina. In compenso, c'erano quei deliziosi musici ungheresi in marsina verde. E Gunther si è tolto una scarpa e li ha diretti con quella. Fenomenale, fantastico. Ho conosciuto anche Walter Williams. Era il festeggiato della serata. Dio quando canta... E tutti quei canti negri, ah, sono stati davvero carini gli Emory a dare il ricevimento in suo onore e fargli incontrare tutte quelle persone importanti, bianche. Io non ho il più piccolo preconcetto verso la gente di colore e per alcuni vado addirittura pazza. Sì, sono come bambini, semplici, cantano, ridono di tutto. Sì, mi piacciono sul serio, mi piacciono un mondo. Scoppio a ridere appena li sento parlare. Olio mi ha accompagnato a casa e tutte e due ci siamo addormentati in macchina ridendo come dei matti. La mattina dopo è venuta Miss Rose a curarmi le unghie e mi ha addirittura seppellito sotto i suoi deliziosi pettegolezzi. Solo quando se n'è andata mi sono accorta del repellente color mandarino che mi aveva lasciato sulle unghie. Non potevo sentirmi peggio. Allora ho cercato due biglietti per la prima di Corri come un coniglio. A 48 dollari. Ho detto al botteghino che avevano una bella faccia tosta, ma che si poteva farci. Così ho telefonato a parecchi dei miei numeri per cercare qualcuno che mi accompagnasse a teatro. Nessuno era libero, l'unico Olio. Siamo andati un disastro. Dopo teatro ho portato Olio dai Burrows e la serata non poteva essere più divertente, piena di gente assolutamente marcia. C'erano anche quei deliziosi musici ungheresi in marsina verde e Gunther li dirigeva con una forchetta e con la carta igienica che gli pendeva dal collo in ghirlande havaiane. Divino! Ho conosciuto un nuovo tipo, bello, alto, interessante, bianco. Gli ho detto che a volte mi sento così nauseata che avrei voglia di scrivere o di dipingere. Perché non lo fa? Mi ha risposto lui.
Ho dovuto tornare a casa da sola, Ollira addirittura fradicio. Ho telefonato al mio nuovo tipo 3 volte. Prima ha detto che dormiva, poi ha detto che ormai non avrebbe più dormito e infine che andava a lavorare. Certa gente lavora troppo. Io volevo farmi accompagnare alla prima di quella commedia, quella di un russo, quella che ha per titolo uno stabilimento balneare, l'Oasi, no, la Conchiglia, no, il Gabbiano, ecco. Ma era già impegnato lui. Io sono così sfinita, sono incerta fra l'abito di Trina Macramé, il crêpe de chine con le piume. Inoltre poco fa mi è successa la cosa più terribile della mia vita. Mi si è rotto un'unghia. No, così di netto. Non potrei sentirmi peggio. Non solo Dio non esiste, ma provatevi a trovare una manicure durante il weekend. È proprio carina, queste sono proprio pazze. Tardi. Allora, io, ma credo anche molti di voi, starei delle ore ad ascoltare Lucia. Purtroppo il tempo stringe e quindi io adesso le farò ancora probabilmente una sola domanda, temo, magari due, adesso vediamo. Ecco, volevo chiedere questa cosa. La comicità, che è arte complicatissima, c'è chi teorizza e sostiene che sia molto più difficile far ridere che far piangere, per esempio, insomma, non c'è una regola, non c'è una formula, però quello che ti volevo chiedere è: si può ridere di tutto o c'è qualcosa di cui non si può ridere? E te ne faccio due insieme, così. Quanta cattiveria ci vuole per essere comici? Sì. Si può ridere di tutto perché la comicità è una visione del mondo doppiata dalla drammaticità e addirittura a me piace molto il tragicomico, cioè appunto, come dicevo prima, gli estremi che si toccano, le contraddizioni, mescolare il tragico al comico, mi piace molto. È una visione, insomma, è un punto di vista sul mondo. Quindi di tutto si può ridere. Poi, se è opportuno esternare magari questa comicità in certe forme, magari che possono essere offensive o pericolose, questo è un altro discorso personale, privato, di opportunità privata, ma la visione del comico può essere tutto. E certo che ci vuole cattiveria perché è una visione che implica una radicalità, un mettersi a nudo noi e gli altri, noi e la vita, noi e i propri difetti. Bisogna mettersi a nudo per riderne, non si può mascherare, far finta che tutto sia positivo, e quindi ci vuole, e bisogna essere sempre una gazzella coi denti di leone, ecco, per dire. Allora, ultimissima domanda che si lega un po' a uno dei temi che ha attraversato questi giorni di festival. Con Paola Cortellesi venerdì sera si è parlato anche della comicità di matrice romana, romanesca. Ieri abbiamo avuto 2 incontri sulla scuola milanese del comico e non posso non chiedere a Lucia Poli, siamo a Livorno, che, insomma, patria del comico, ma insomma non posso non chiedere a Lucia fiorentina, toscana, se c'è uno specifico toscano della comicità, secondo lei, e se si può riassumere. Beh, senza... Insomma, è chiaro che la lingua madre è sempre più adatta a esprimere immediatamente la comicità, quindi l'attore comico molto spesso si esprime nella sua lingua madre, cioè usando un po' il dialetto, che sia toscano, romano, milanese o di dove sia, è sempre un po' un entrare in rapporto immediato col proprio linguaggio. Quindi il toscano si presta molto, e ci sono stati tanti e ci sono tuttora tanti comici toscani che sono molto più comici quando parlano in dialetto che non quando parlano in lingua, perché è più immediato, è più vero. Come dicevo prima, bisogna andare sotto per essere comici, alla verità, andare sotto alle cose. Quindi la comicità è
è più immediata quando è legata alla lingua materna. Io non ho mai, insomma, non ho usato spesso il dialetto. Per esempio nel Boccaccio, che è toscano, un po' lo usavo, anche se è un linguaggio antico. E per esempio Ugo Chiti, che ha scritto per me, che è toscano, mi ha scritto delle cose da recitare in toscano, e è chiaro che sono risultate più comiche. E per esempio un altro autore negli ultimi vent'anni frequento e ha scritto per me è Stefano Benni, e anche lui mi ha scritto delle cose, alcune proprio che io ho messo in toscano, famosa, pubblicata nel suo libro di teatro La Topastra, cioè su una topona, vabbè, qui questa la so, ma non ve la posso recitare perché è lungo, un monologo molto lungo, però è chiaro che quella, essendo una topona che vive nelle fogne, quindi un per proletariat, no? Il proletariato di sottoterra, è chiaro che parla in dialetto, non può parlare un linguaggio fiorito, perché è chiaro. E quindi è molto più comica La Topastra di tante altre cose di Benni. Però ora non c'è il tempo di farvi quella e nemmeno di un altro pezzo che è un po' lunghettino, che volevo leggervi, che non so a memoria. E allora vi dirò delle poesie di Benni, che sono molto divertenti, perché lui è il genio anche della sintesi, proprio della battuta fulminante, tipo Gina, forse nel nostro amor cambiò qualcosa, forse non sono Gina, mi chiamo Rosa. Breve, ma adesso ve ne dico qualche altra. Finiamo con le poesie, vai, ne dico qualche altra. La giraffa ha il cuore lontano dai pensieri. Sei innamorata ieri e ancora non lo sa. Il panda, applaudite alla fine, il panda. Il futuro dell'uomo ha una drammatica stretta. Ho visto un panda con la mia faccia sulla maglietta. La vispa Teresa vea tra l'erbetta a volo sorpresa gentil farfalletta, e tutta giuliva stringendola viva, gridava distesa: l'ho presa, l'ho presa! L'hai presa, cretina! Ebbene ti sta, gridò Farfallina, la radioattività. Non sai che nei prati i più ionizzati, sia noi poveretti, i piccoli insetti? Confusa, pentita, Teresa arrossì, dischiuse le dita, in 6 mesi morì. Alla fine. Dottore, ho sognato un leone. Sarà la proiezione dell'aggressività. Dottore, ho sognato un serpente. È un simbolo fallico, di Eros latente. Dottore, ho sognato una gazzella. Può essere un transfert, forse di sua sorella. Dottore, ho sognato i caimani. Beh, certo, lei fa sogni esotici, strani. Ma che strani, dottore. Lo vuole capire che sono nato in Zaire? Cacodè. Fallo te. Arrosto no, e neanche bollita. Voglio fare la mia vita ed essere felice. Non voglio fare la gallina, voglio fare l'attrice. Sì, le altre lo so, non la pensano come me, s'accontentano, sta lì. Cocodè, chico a me, chico a te. Mangiano, cagano, vivono, ingrassano per avere in futuro un posto sicuro, sdraiate alla fine tra le patatine. No, non ci sto con quelli che mi dicono: ci verresti a fare il bagno in piscina? E ti ritrovi nel brodo, il tuo di gallina.
vorrei una vita varia, estetista, tabaccaria, gelataria, segretaria, hostess, ballerina, ma non gallina! Qualcosa di me che è pieno d'angoscia. E voi mi chiedete, il petto o la coscia? Coccodè, fallo te! Il cervello piccino ce l'avrai tu, tacchino! Vita nuova, mai più uova! Voglio far la mia vita ed essere felice. Non voglio far la gallina, voglio fare l'attrice. Oh, l'ultima, anche l'ultima. L'ultima. Allora, vi dico l'ultima, che è d'amore, così chiudiamo con una bella poesia d'amore che mette l'armonia d'accordo tutti, è l'amore che dura tutta la vita. Proprio quell'amore della coppia che dura tutta la vita. Sparito il microfono per un attimo, tornato. Avevo preso un punto morto, si vede lì, chissà. Vabbè. Le piccole cose che amo di te. Quel tuo sorriso un po' lontano, il gesto lento della mano che mi accarezza i capelli e dice vorrei averli anch'io così belli. Io ti dico caro, sei un po' matto e a letto svegliarsi col tuo respiro vicino, sul comodino il giornale della sera, la tua caffettiera che canta in cucina, l'odore di pipa che fumi la mattina, quel tuo profumo un po' blasé, quel tuo buffo gilet, le piccole cose che amo di te. Quel tuo sorriso strano, il gesto continuo della mano con cui mi accarezzi i capelli e dici vorrei averli anch'io così belli, e io ti dico caro, me l'hai già detto. E a letto stare sveglia, sentendo il tuo respiro un po' affannato. Sul comodino il bicarbonato. La tua caffettiera che sibila in cucina. L'odore di pipa anche la mattina. Quel tuo profumo un po' demodé. Le piccole cose che amo di te. Quel tuo sorriso beota. La mania idiota di strapparmi i capelli e dirmi vorrei averli anch'io così belli. E io ti dico cretino e comprati un parrucchino. E a letto stare sveglia a sentirti russare sul comodino un tuo calzino. La tua caffettiera è esplosa finalmente in cucina. L'odore di pipa che impesta fin dalla mattina. Quel tuo profumo da scimpanzé. Quell'orrendo gilet, le piccole cose che ha di te.